Bentornati a TG2 Costume e Società. E ora vi portiamo a fare un giro per le strade della Milano natalizia. Città che tra i suoi simboli ha proprio il panettone, il dolce delle feste. E poi tante idee regalo. Daniela Colucci. These precious memories. Un abete di 27 metri svetta in piazza Duomo, illuminato LED, decorato con 700 palle fucsia e argento. Milano indossa l'abito delle feste e dove può sceglie luci ecosostenibili, come in Corso Buenos Aires, dove comete di fili d'oro attraversano la via dello shopping alimentate da energia solare. So beautifully observed. Addobbi stelle cadenti. Scintillio. In galleria Vittorio Emanuele, l'albero acceso da 36.000 cristalli luminescenti trasforma il salotto Meneghino in un luogo magico, come il giardino delle fiabe nordiche, dove, come per incanto, è caduta la neve fra renne, slitte, ghirlande, lanterne dal fascino intramontabile. Nelle vie del centro i negozi offrono spunti per regali e regalini, dolcezza sublimata dalle pasticcerie che espongono in vetrina panettoni decorati, opere d'arte in pasta di zucchero realizzate a mano da abili pastry chef per arricchire la tavola natalizia e regalare ai più piccini attimi di felicità. Christmas cards, Christmas cards, I love to see the pretty Christmas cards. Nei grandi magazzini le idee creative puntano sulla meraviglia, abeti riccamente decorati, villaggi di Santa Claus che riproducono in miniatura giostre e paesaggi innevati, decori di pan di zenzero o ghirlande personalizzate, abbellite con bacche e nastri tartan. La novità che troviamo sicuramente in abbondanza sono gli schiaccianoci in tantissimi colori, tantissime altezze e ovviamente per qualsiasi tipologia di cliente, ma la cosa ancora bella è la varietà di carry-on che possiamo sicuramente proporre. A proposito di usi e costumi, direttamente da San Gregorio Armeno, corni, cornicelli e cornetti diventano un regalo scacciaguai se attivati pungendo la mano di chi li riceve. Dono per collezionisti, pulcinelle, pastori, gli Sho-Sho, personaggi del presepe settecentesco napoletano, poetici come gli angeli in terracotta, rivestiti con la preziosa seta di San Leucio. Regalare food, ovvero quando collezioni e cesti si possono riempire di golosità, magari ricercando prelibatezze ed eccellenze italiane, come olio extravergine in bottiglie dipinte a mano, tartufo in ogni sua declinazione, e poi pasta, miele, esclusive grappe o acque minerali. Altri suggerimenti? Sicuramente biscotti, torroncini, cioccolato che non può mancare, abbiamo delle eccellenze molto particolari, anche aromatiche, e il vino. Panettone con cuore di grappa, l'aceto balsamico e dolci bontà come cuori di dama, amaretti alle mandorle, tartufi al cioccolato. Per chi ama la piccola pasticceria, frutta di marzapane, gelée al mirtillo, all'albicocca, all'arancia e un mare di biscotti proposti in romantiche scatole di latta. Il regalo dal maggior significato, il ciocco diamante impreziosito da una foglia d'oro 24 carati, si può usare anche come proposta di matrimonio, purché lei sia golosa. A Natale si può regalare un'occasione di riscatto e lo si può fare scegliendo tra i tanti prodotti realizzati nelle nostre carceri. Dorotea Gambardella. C'è il panettone o pandoro mascalzone, la crema brigantella, il limoncello, anzi il bricconcello. In questa bottega solidale abbondano ironia e idee regalo per confezionare cesti colmi di ogni ben di Dio. Siamo nel negozio Fuga di Sapori, qui tutti i prodotti gourmet sono frutto dell'impegno dei detenuti e della cooperativa sociale Idee in Fuga, che opera nelle carceri di Alessandria. Obiettivo? Creare posti di lavoro per le persone che hanno scontato una pena, vedi la falegnameria, dove si costruiscono i box alimentari dedicati alle aziende, ma non solo, per i loro doni benefici. Iniziamo alle 4 di mattina sfornando le brioche e finisce intorno alle 17 con le ultime sfornate di panettoni. Lievitazione naturale, manualità e tanta cura rendono ogni panettone un gioiello del gusto per far felici amici e parenti golosoni.
nel laboratorio del penitenziario di Padova, fondato dalla cooperativa Giotto, una squadra di circa 40 pasticceri reclusi guidati da maestri professionisti sfornano dolci biologici e artigianali, non solo a Natale ma 365 giorni l'anno. L'obiettivo è preciso, rendere il lavoro uno strumento concreto di riabilitazione sociale, un ponte tra il dentro e il fuori. Mi dà soddisfazione il lavoro. Senza lavoro non sei niente. Cosa che mi piace di più è pensare che questa può essere una possibilità che abbiamo per un domani metterla in pratica e riuscire a realizzarci nella vita. Una bella esperienza. Rinascita, sacrificio, dignità, futuro, entusiasmo. Nel laboratorio Banda Biscotti a Verbania ce n'è per tutti i gusti, baci di dama, galeotte, frolle integrali, biscotti tradizionali o innovativi per un cadeau natalizio in grado di costruire il carcere di domani. Un luogo dal quale, questo è lo spirito del progetto, si esce migliori di quando si è entrati. Creazioni in stoffa, vini lievitati, specialità gastronomiche e tanto altro per alimentare una visione nuova dei penitenziari. Non discarica sociale ma risorsa. Nello shop milanese Viale dei Mille troverete certo l'idea giusta da mettere sotto l'albero. Borse in tessuto, magliette, pochette, più molteplici prelibatezze per soddisfare il palato. Doni dal valore profondo perché dentro, come emerge dal sito del consorzio che riunisce 5 cooperative, c'è la passione, la professionalità e la scelta della materia prima da parte dei reclusi di San Vittore, Opera Bollate, che scommettono così su un futuro migliore. Ah, che bel caffè, pure in carcere lo sanno fare, cantava De André. E allora perché non regalare queste miscele, magari abbinate a un bel set di tazzulelle, ovvero di tazzine? Il caffè è interamente di nostra produzione artigianale e viene prodotto all'interno del carcere femminile di Pozzuoli. Quindi sono le donne detenute che attraverso il lavoro, attraverso il caffè, trovano riscaldo. Borse, presine, beauty case per pensierini natalizi colorati, realizzati rigorosamente a mano. Sono le proposte per il Natale 2022 di Made in Carcere, marchio della cooperativa leccese Officina Creativa, che mescola solidarietà e rispetto per l'ambiente, punta a una seconda opportunità per le detenute e a una doppia vita per i tessuti. In questo atelier infine una linea di abiti e accessori per regali originali firmati Nero Luce, brand solidale nato in oltre 10 anni di attività sartoriale all'interno di Re Bibbia. Porta panettoni, copricuscini, shopper, plaid cuciti da donne agli arresti domiciliari o che hanno scontato il loro errore, come Lusiero, reclusa per 7 mesi e da quasi un anno libera. Vengo 4 ore la mattina, al pomeriggio faccio la domestica e guadagno i miei soldi tranquilla. E va avanti onestamente? Va avanti onestamente, sì. Le è servita la detenzione? Mi ha servito più il lavoro. Mm. Sì. Delle cose brutte vengono cose belle. Anche con i presepi si può raccontare l'attualità e le difficoltà del quotidiano. È proprio quello che succede in un paesino del Trentino, dove se ne possono ammirare oltre 1000. Sentiamo Antonio Farnè. Questo è un presepe dedicato a tutte quelle persone che hanno lavorato per salvare le persone malate di Covid e è intitolato I nostri eroi. Con questo presepio vogliamo rappresentare le donne vittime di femminicidio. Panchina rossa e presepio. Le tante interpretazioni del presepe, il simbolo del Natale antico di 8 secoli, trova agganci anche con l'attualità. Il filo conduttore però rimane sempre lo stesso, suscitare emozioni. Che impressione le hanno fatto questi presepi? Molto belli, bellissimi, uno più bello dell'altro. Molto suggestivo, emozionante. Io sono un appassionato di presepi, sono napoletano, molto belli, molto interessanti. Ce n'è uno più bello dell'altro, sono stati bravissimi. 800 abitanti, 1600 presepi, un rapporto che non ha eguali, di tutte le fogge, di tutte le dimensioni, realizzati con materiali diversi. È il tesoro di Ossana, Alta Val di Sole, recentemente inserito tra i borghi più belli d'Italia.
rappresenta lo spirito della nostra comunità. Ecco, questo periodo per noi è un periodo dove tutti ci mettiamo a lavorare per costruire tutti questi presepi. Quello alle mie spalle è una delle nostre idee con tanta scenografia e rappresenta un fatto realmente accaduto nel 1917. Molto vicino a noi c'era il fronte tra Italia e Austria e nella notte di Natale tutti i soldati si sono abbracciati in un momento di pace e di amore. Tutti rigorosamente realizzati a mano da artisti e residenti, preziose testimonianze di artigianato locale. Questo è un presepe che abbiamo realizzato con le radici dei nostri alberi e con muschio raccolto nei nostri boschi. Il culto dell'attesa, l'incanto del Natale, una suggestiva trama attraverso i vicoli medievali di Ossana, un percorso che si arrampica fino al sovrastante castello di San Michele, anch'esso aperto per ospitare altre natività. Tradizioni da vivere, da scoprire, ma anche da gustare attraverso i sapori del territorio. Piatti tipici trentini. Partiamo dal canidello, di pane raffermo, con formaggio casolette della Val di Sole e questa polvere di barbabietola. A seguire, lo stilco di capriolo, cotto in umido, servito con gli ortaggi dell'orto, una cialda di polenta di storo. Il tutto accompagnato dal Teroglio, un vino del territorio, è un vino con un sentore di bacche e un colore molto intenso.